tutti tutti proprio no, però insomma quasi, ecco, stavo già rubando il posto a qualcuno. Serena, salve. Benvenuto, Scifoni Giovanni, Nalia alias lo psichiatra del gruppo. Enrico Sandri. Ma che fai, mi presenti tutti loro? Vai, allora, abbiamo Alice Arcuri, Cecilia. Tedeschi. Abbiamo Marco Rossetti. Buongiorno. Primaria. Insomma, un certo tono, direi, sì. Abbiamo Marco Rossetti, Damiano Cesconi. Buongiorno a tutti, ciao. Dovete indovinare qual è il nome e qual è quello vero. Cioè. Elisa Di Eusanio, Teresa Maraldi. La caposala, e lui è una new entry di quest'anno, giusto? Infettivologo, vedi, io sono mascherinata Covid. Ma è bello sta mascherina con i brillantini sopra. Sì, come? Un po' Lady Gaga. Lady Gaga, va bene, questo non mi mancava. Si fa di necessità virtù, come dicevano le nonne. Fossero questi i problemi della vita. Sì, certo. Ovviamente è una disposizione aziendale, non è che sono io che vado in giro con la mascherina e sto benissimo. Ve lo dico, ho un contatto di 8 giorni fa con una persona positiva che indossava anche la visiera. FFP2 e visiera, ve lo dico perché ogni giorno qualcuno mi scrive chi è preoccupato, chi dice delle cose senza senso. E ma quindi... anche perché noi stiamo senza, quindi sarebbe cioè, assurdo. No, sono io quella, perché la legge prevede che se hai avuto un contatto stretto, ovviamente poi un contatto stretto, un marito... che nel tuo letto che è positivo, allora tu puoi girare, puoi circolare se hai fatto 3 dosi di vaccino, sì, o sei vaccinato da meno di 120 giorni, però appunto sei in un cosiddetto regime di autotutela. Ma bando alle ciance, ci vediamo la puntata di Doc della scorsa settimana e udite avremo ben tante clip di anticipazione delle prossime terza e quarta puntata che andrà in onda stasera. Quindi, spoilerone. Cominciamo dall'inizio di quest'anno, le prime 2 puntate. Tutto intera. Che mi è successo? Non lo sappiamo ancora. Ma ho battuto la testa. No, perché? Non sento l'odore dell'alcol. In realtà non sento nessun odore. Non possiamo andarcene. Se ce ne andiamo anche io e te, tutta la squadra verrà dispersa. Ci sarà un'altra squadra? Sì, ma scelta da Cecilia. E chi si occuperà di pazienti come Giacomo o Ludovica? Noi i pazienti li ascoltiamo. Ricostruiamo assieme a loro la loro storia. Noi i pazienti li trattiamo come persone uniche, non come campi di battaglia per una guerra ai virus. Giulia, questo reparto è la nostra famiglia. Dobbiamo difenderla. Doc, che ci fai qui? Non dirmelo, torni a lavorare in reparto. No, sono solo di passaggio. La Tedeschi? Ti devi mettere in fila. Quando è che la smetti di fare il medico di strada e torni qui? La gente ritroverà fiducia negli ospedali. Con un dottore come te la ritrova subito. Riprendiamo le fila, professore, professoressa, sì. E, diciamo che Doc ha avuto un successo straordinario già la scorsa stagione, ma anche questa prima puntata è stata vista da più del 30% di telespettatori, oltre 7 milioni. E diciamo il medical drama, così si chiama in gergo tecnico, sono da sempre, se fatti bene, ovviamente molto popolari. Pensiamo dal dottor Kildare agli IAR, medici in prima linea. Secondo te qual è il segreto sia di Doc che di questi altri tipi di racconti sulla medicina? Abbiamo bisogno di essere rassicurati. Cos'è che piace di Doc? Fatto che ci sia comunque... Cos'è che piace anche dei telefilm a base medico? La favola. Sì, tutti belli. La favola. Uno su tutti belli. Un po' affascinanti. Ah, grazie. Io faccio per te. È un tema moderno. E comunque le persone vogliono essere rassicurate. No? Un medico... Cioè, e poi tutti quanti... Siamo un po' ipocondriaci. La verità è che tutti quanti in Italia ci sentiamo un po' dottori. Sì. Tu che tieni male qua, aspetta, tu secondo me tieni la cervicale, secondo me ti abbia chiesto. Cioè,
Succede, vero? Sì, sì. Poi c'è sta cosa che noi ad hoc, noi dentro DOC, siamo medici che ascoltiamo i pazienti. Cioè tu entri dentro un ospedale... Che dovrebbe essere la cosa, la norma. No, E il medico ti tratta invece come se fosse un suo studente fuori corso, sì, che non sa bene le cose. Cioè, hai visto, i medici si arrabbiano quando non sai le cose, no? Quando dice, mi fa male qui. Che c'entra che fa male qui? Bocciato, ma bocciato, sono tuo paziente. Cioè, ti trattano come uno studente. Invece in DOC noi ascoltiamo il paziente. Questa roba mette una tenerezza, un calore, un desiderio di stare là dentro, che peraltro devo dirti che in realtà lo so per esperienza di amiche straniere, i medici italiani invece sono molto più aperti e attenti rispetto a tanti medici in giro per l'Europa. Senza gli altri che sono. Ma poi col Covid, ma quante ne abbiamo viste? Noi raccontiamo le storie straordinarie adesso sugli ospedali italiani, perché hanno aiutato davvero tante persone fragili emotivamente a superare momenti terribili, e quindi insomma quello è stato importante. Però insomma, lo psichiatra del gruppo che cosa farà nella puntata di stasera? Allora intanto c'è da svelare chi è questa donna segreta di chi? Dello psichiatra. Dello psichiatra. C'è una donna segreta. Tua, quindi, non dello psichiatra, di la verità. No, del ruolo. Del piccante, diciamo. C'è del piccante. Io mi giro verso di lei così random. Ci ho preso? Non lo voglio sapere! Hai fatto un'illazione. La donna bianco vestuta, lei. Sì. Dici che potrebbe essere lei. Me la collano molto a me lei in realtà in questi giorni. Sì. Chi se la piglia questa? Qualcuno se la piglierà prima o poi. Qualcuno se la prenderà, certo. Chissà. Ma pensa se tutti quanti. Varie scommesse. Se tutti i primari fossero così. Giusto, Tito. Rosolin, Tito, ma digli qualcosa per favore. Ma in Russia ce l'avete medical drama? Ah? In Russia c'erano i medical drama? Perché Rosolino è russo. Lei è russa. Lei è russa. Per forza, dici in Russia c'è questo, certo che ci sta. Sì, Rosolino c'ha pure la. Già mi sono meravigliato che cantasse Born in USA oggi, mi sono meravigliato oggi. Pubblicità e poi ne sapremo ancora di più, vai. Riprendiamo da Enrico Sandri, il cui presente Scifoni Giovanni, lo vediamo in una clip che verrà trasmessa nella puntata di stasera. Voilà. Meno male che dovevi impegnarti, eh? Hai risposto esattamente come ti pareva, con la tua irrazionale, sfrontata, emotiva prefrontalità. Perché è quello che voglio essere. Un prefrontale lo sei? Ma io pensavo che tu volevi magari tentare di tornare primario. Io non voglio tornare a essere lo stronzo di prima. Quello che trattava male tutti. Sua figlia, sua moglie, voi. Io non voglio essere quel primario. Andrea, tu non sei diventato uno stronzo perché sei stato nominato primario, ma perché hai perso un figlio. È stato quel dolore a cambiarti. Però adesso è cambiato. Tu con l'amnesia hai provato per la seconda volta di nuovo quel dolore e non sei diventato uno stronzo. Sei diventato Doc. Ora però, vuoi tentare di tornare primario o vuoi continuare a essere soltanto Doc? Sì, facciamo un applauso. Bravissimo! Bravi sti attori, bravo! Ma proprio a livello altissimo. Noto un ingrediente di empatia della fiction: il rivelare le fragilità. Sì. Cioè, nessuno è perfetto. Siamo tutti pazienti e secondo te si può sempre cambiare nella vita? Cioè, rimettersi in gioco? Secondo te, Giovanni, non è che sto chiedendo... Certo che si può, ci si riesce. Sempre? Ci si riesce raramente. Perché siamo ancorati al nostro passato, a quello che siamo, a quello che ci terrorizza essere altro da quello che siamo. Ma sei cambiato nella tua vita? Io, anche prima dell'inizio di questa trasmissione, ero diverso. Ero un altro. Allora, Alice, sì, alias Cecilia Tedeschi, il nuovo arrivo infettivologa. Sappiamo che c'è questa liaison, ma la speriamo questa puntata, la liaison di... È una domanda trabocchetto. Abbiamo dato per assodato, quindi. Brava, sei peggio di un politico, sì, nella capacità di sviare le domande. No, allora, la cosa divertente della storia di Alice è che lei tu sei di Genova, mm-hmm, e...
sei, diciamo così, la prima donna medico della tua, di una famiglia di medici senza esserlo. Esattamente. Quanti medici hai in famiglia? Al momento due. Sì. Padre faceva trapianti di rene pancreas e mio fratello è chirurgo maxillofacciale. Nel passato sono medici da almeno 5 generazioni. Infettivologi, tra l'altro. Pensa un po'. Meraviglia. Quindi tu sì. sei cresciuta con l'alfabeto della medicina, immagino. Io da bambina ogni tanto prendevo i VHS che ci si poteva registrare sopra e pensando di vedere Cenerentola ogni tanto mi beccavo degli interventi di mio padre. La cosa non mi sconvolgeva, trovavo che ci fosse del fascino, si vedevano le mani e i fili. Anche il sangue però? No, no, il sangue no, lo cauterizzano okay. prima. E, perciò ci sono delle cose che ho intradermiche, so la differenza tra una sutura in continuum e una intradermica. Cioè? E... Spiegaci. La sutura in continuum è come la cima, per intenderci, la cima genovese, cioè lago esce, rientra, esce. Poi ci sono le suture in cui chiudi, tagli e ricominci, sono le chiusure così, e le intradermiche invece partono dal derma, cioè dagli stratificazioni. È il suo provino, insomma, questo qua, questo è il provino di Alice. Profondi, che vai, sono quelle qua, di chirurgia estetica. Fammi una cucitura. So fare le iniezioni muscolari, se qualcuno avesse bisogno. Ma quindi quando ti hanno proposto Doc, tu hai trovato, diciamo, la casa madre? Quando mi hanno proposto Doc e ho fatto i provini, ho pensato che mi dispiacesse per le altre attrici, ho detto questo ruolo deve essere mio, ce l'ho nel sangue. L'ho fatto col fonendo di mio padre. In senso proprio tecnico. Eh sì, ce l'ho. Va bene. Ti vediamo in action. Non è poca delicatezza. È una modalità diretta di rapportarsi al paziente che fa emergere elementi utili alla diagnosi. Lo so, è il solito metodo Doc basato sulla relazione, che però è anche piuttosto soggetto ad errore, no? Ludovico potrebbe aver assunto una sostanza o nasconderci qualcosa. E tu ci perderesti il sonno a cercare di dimostrarlo? Proprio come farebbe ogni vero primario. Ma proprio come dovrebbe fare ogni vero primario. Secondo me un vero primario deve pensare al reparto intero. Deve rinunciare a qualcosa a beneficio del tutto. Ad essere ossessionato da un singolo paziente non aiuta. Ma forse non dovrei essere io a darti suggerimenti, perciò... Continua pure con le tue crociate. Doc. Delicatissimo. Wow. Cioè, Titova non mi piace che più. Attori, Titova non mi piace qua. Più. Che dice Rosolino? Tanto Titova non mi piace più, mi ha messo paura. Sì, non è proprio affabile, Ma in chi tre parti? Ma no. I tuoi gli hanno dato qualche consiglio, papà? Ma consigli no, mi sono un po' ispirata a lui sui piani di ascolto, la postura, il modo di parlare. Qual è la postura di un medico? Hanno sempre le mani in tasca, le mani incrociate, lui le tiene tantissimo dietro, come i vecchietti che guardano i cantieri in corso. In realtà il piano d'ascolto, ci sono delle scene molto interessanti che noi chiamiamo, almeno io chiamo le scene presepe, cioè dove siamo a discutere la diagnosi, in cui i medici, mentre ascoltano le proposte degli altri, in realtà nel loro cervello, come gli scacchisti, certo, hanno giusto. Un movimento neurologico estremo. Ed è in quel piano di ascolto che io mi sono ispirata a mio padre, perché riceveva telefonate anche durante le cene, in cui insomma, facendo trapianti dicevano c'è questo problema, e lo vedevo mentre ascoltava l'occhio, che in realtà continuava a pensare a delle soluzioni immediate. Un movimento neurologico. Sì, è quando ascolti, ma in realtà il cervello è occupato in una zona di pensiero. Cioè gli occhietti che ti fanno così. Agli occhietti, se ci fosse un'immagine, sarebbe probabilmente... Noi lo facciamo dalla mattina alla sera, Ecco. Tu mi parli, non ascolto, per fare una cosa. Cosa dici? Ma cosa dici? Siamo tutti un po' distratti. Oggi è in forma, Rosalino. Mamma mia, vero, oggi è vero. Vabbè. Comunque, mi verrebbe la voglia di girare la testa a 365 gradi, tipo esorcista. Mi sento dietro, io invece vorrei proprio rivolgermi anche a loro, tra poco. Tipo esorcizia, esorcista. Teresa, ti vediamo. Cecilia, la caposala. Figura Teresa. Fondamentale. Teresa. Cecilia è lei. Si sieda. Vedrà che probabilmente non è nulla. Signora, mi scusi, ma lei è già stata in pronto soccorso? Come è arrivata qui? Non si può entrare in reparto senza passare dall'accettazione? Cercavo cardiologia, ma non l'ho trovata. Ma sono nel posto giusto, no? L'ha detto il dottore. Le faremo fare giusto un paio di esami per verificare la possibilità di infarto senza bisogno di ricovero. Aspetti un secondo qui, signora. Noi lasciamo le tende aperte così la caposala può monitorarla. Ha una forte tachicardia. Probabilmente è solo la paura, ma già che qui non me la sento di mandarla in pronto soccorso. In fondo a noi non costa nulla farle un elettrocardiogramma per assicurarla, no? Sempre che tu sia d'accordo, ovviamente, Teresa.
Va bene, però vedi di fare in fretta. Grazie. E anche Teresa la caposala ha un suo corrispettivo nella vita reale, cioè tua zia, giusto Lisa? Esatto, anch'io, abbiamo, ce lo siamo detti adesso dopo per la prima mesi. Volta, una, dopo 8 mesi di lavoro abbiamo scoperto, perché anch'io da parte di papà ho tutti i dottori. Mio papà era un ortopedico, cardiochirurgo. Abbiamo ma perché sono anche... i produttori loro? Non è aspetta i produttori. Un attimo, è che mi giro bene con la testa. Però siete prodotto in casa, non è che avete fatto... Esattamente, sì. E abbiamo anche una coordinatrice infermieristica, che è la moglie di mio zio, che perché oggi guai a dire caposala, sì, eh. Oggi sì. Definire caposala dica. È un bidello che non esatto. Si può dire. Sì. Ma non si può dire che non è così si può bello dire più caposala. Perché... Sì. Anche bidello era bellissimo. Anche perché peraltro, sì, peraltro la caposala dà proprio l'idea dell'importanza, dell'autorevolezza, di una figura fondamentale, sì. Che spesso è quella che parla con i familiari dei pazienti. È un punto d'incontro tra... Esatto. È un po' la mamma del reparto, poi, fondamentalmente. E quanto c'è di te? Tanto, tantissimo. Cioè? Vabbè, ci siamo un po' contaminate io e Teresa. Comunque il rigore sul lavoro ci appartiene, la professionalità... E poi il caos nella vita privata, perché c'è questo questi due è divisa in due, sul lavoro è impeccabile, precisa, e invece nella vita privata ha le sue storture, i suoi disordini, e questo secondo me la rende in questa stagione interessante. Poi siamo tutti un po' così, no? Magari sì. Siamo costretti delle volte dal lavoro a essere in un modo, però poi dopo un po' di follia ci salva. Assolutamente, anche. Quindi io le ho dato un po' della mia follia a Teresa. E nella e ce n'è parecchia. Ah, sì, cioè tipo... De follia, nel sì. Personaggio. Raccontaci un aneddoto, raccontaci una cosa. Io una volta l'ho vista sul set per terra rotolare con una scimmia. Faceva la scimmia per terra. Ci, a un certo sono, punto. Ci sono dei video di Elisa l'ultimo giorno di set. Sì, importanti, sì, sì. Video importanti. Sono... Allora, vabbè, così. È proprio una scimmia adesso. Beh, è bello, sono belle le scimmie, mica sono brutte. Diciamo potevi trovare un animale più carino, però... Sembro un po' una... Sembro all'inizio una personcina tutta a modo, poi ma che facevi? Fammi vedere. Mi rotolo, danzo, mi aggrappo alle cose, salgo su. Sì, insomma, mi prendo un momento. Mi rotolo. Sì, 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 mi rotolo. Si rotola. Sì, sì, sì. Sì, sì, rotola. Confermiamo. Tendo a togliermi la maglia. Scusa, ma fammi capire, sto senza fare cose scomposte. Ma mi sono scatenata anche in una sorta, in un Maracaibo. Senti, a proposito di Maracaibo, vogliamo fare un balletto? Vamos, vamos, vamos. Sì! La sigla di Un medico in famiglia, giusto? Partano le danze, vai! Vieni, vieni in campo! Una sega, non posso mettere tutti che non prendo nessuno, via, vai, è difficilissimo! 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perché stai lassù a fare il... Perché ho visto che eravate in tanti, non volevi far sfigurare gli altri, diciamo la verità. Ripartano 5 secondi di musica! Voglio vedere Fred Astaire! Scusate, noi ci scusiamo. Ma dategli degli antidolorifici prima di tutto, no?
così almeno le mani smettono di fargli male. Me ne faccio lasciare sempre in abbondanza al rappresentante. Da sollievo immediato ed adatto anche ad un ragazzo di 18 anni. No, 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 non serve che mi dici di nuovo, grazie. Tu adesso puoi dirmelo da dove vieni. Come sei arrivato qua? Avevo bisogno di dare un taglionetto. Vengo da Roma. Deve essere stata dura anche lì, eh? Abbastanza da farmi venire voglia di andare via, sì. Ma non credo che tu possa capire. Guarda che anch'io volevo andare via, già prima del Covid. E perché non l'hai fatto? Non credo che tu possa capire. Beh, comunque sono contento tu non l'abbia fatto. Dico, sempre per il reparto. Gli applausi! Attenzione! A Marco Rossetti! Rossettino. Com'è? Bello e bravo, bravo e bello. Che poi sei stata tu a portarlo, giusto? Sì, assolutamente, sì. Furbetta. Tra l'altro sostituisci un personaggio amatissimo che nella fiction muore appunto di Covid. Quante ce n'hanno dette? Di Gianmarco Savino. No, ce ne hanno dette, sono tutti incavolati. Perché quando muore un personaggio amato, poi i social si scatenano, no? E insomma, come te la batterai? Sei abbastanza determinato, un po' primo della classe o no? Sono molto cinico. Secondo me, come attaccandomi al discorso che facevamo prima, Damiano accetta la sua fallibilità. È un po' quello che secondo me è fondamentale per l'essere umano, è quello che tutti un po' combattiamo nella nostra vita. E quindi il personaggio di Damiano è molto bello perché parte estremamente determinato, estremamente cinico, completamente in antitesi col personaggio di Doc, che invece è uno che ascolta i pazienti. E invece poi ci ricrede totalmente, cioè riaccetta tramite insomma i rapporti all'interno dell'ospedale, all'interno con soprattutto con un personaggio, forse con quello di Giulia, forse con quello di Cecilia, riapre la porta dell'ascolto, che è un po' quello che determina poi questo cambiamento e questa redenzione. E invece tu, Marco, come sei? Io sono... Ho accettato come lui la fallibilità da pochissimo tempo a questa parte e sono felicissimo di questa cosa perché... Accettando la fallibilità riesci ad elevarti e a crescere senza giudicarti soprattutto. Ecco. Grazie mille. Basta, bravo io. Grazie. Da poco ha detto però, cioè, da 5 minuti. No, da prima della trasmissione. Ma in questi ultimi 5 minuti sono cambiato. Mi sono reso conto ballando che sono veramente fallibile. No, ma sapete che questo è il luogo delle fragilità per eccellenze, questo la family di oggi è un altro giorno. Però è una cosa molto bella che hai detto, che cosa ti ha fatto capire che comprendendo e perdonando noi stessi possiamo anche perdonare gli altri e quindi essere delle migliori persone nella società? Cos'è che ti è scattato? Adesso non voglio diventare pesante, non lo diventerò, quindi lo dirò tutto con un tono allegro. Tranquillo. Ma diciamo che il Covid mi ha fatto capire un sacco di cose. Perché il Covid ci ha costretto in casa, il Covid ci ha praticamente puntato ancora di più i riflettori su noi stessi e ci siamo resi conto di quanto siamo soli, quindi la solitudine è stata al centro di questo periodo. E io anche con diciamo, i miei testi e le mie canzoni che scrivo parlo dell'amore, dove l'amore è proprio invece l'elevazione in alto, soprattutto nei confronti dell'altro. Quindi sei un ragazzo romantico. E sono un ragazzo fallibile, non lo so se sono romantico. Sei fidanzato? No, non lo so. No, non sono fidanzato. Non si può dire. Ma quello che volevo dire è proprio questo. Si accendono i riflettori, vai. Che in un periodo in cui... Perché guardi di qua? Guardo verso Carolina e Romina. Guarda verso Giovanni. Perché sta cercando, sta cercando di creare situazioni. Sì. Sbaglio? No. Non c'entra niente, siccome ha uno zio veterinario ma è laureato in medicina, magari la prossima stagione, non so se... Se abbiamo bisogno, lo facciamo. Sì, ho un parente medico anche io. Ce lo stai raccomandando. Sì, bene. Ce lo stai a spingere. Il Covid, le canzoni, il romanticismo. No, questa roba qua che in un periodo in cui la prima cosa che si chiede quando si dice hai il Covid, non si dice mi dispiace come stai, e dove sei preso? Sì. È la prima cosa che tutti chiedono. E a me questa cosa mi ha sempre scioccato e faccio una battaglia proprio con questo. Ho fatto delle litigate in famiglia che non vi sto a raccontare. Proprio per come questo fosse motivo. Una colpa. Come se fosse una colpa, non come se, e tutti pronti ad additare. E quindi io proprio andando completamente contro questo sistema. Penso che questo personaggio di Damiano mi abbia lasciato tantissimo questo e mi abbia fatto capire ancora di più. Che
Bello, senti, peraltro è una chitarra perché tu canti, suoni, esce un tuo singolo. Esce un mio singolo domenica, che si chiama Bicicletta, che prende spunto da un decreto che diceva che non si poteva uscire dal comune. Non di PCM, ma in bicicletta invece potevi andare e tornare. Noi abbiamo gli affetti stabili per questo, cioè così nasce dalla fantasia di Francesco Gunderi. Prendi questa chitarra, cosa questa aspetti? Uomo fallibile. Chitarra. Ti accendo un pezzettino e poi facciamo la canzone del sole, semmai, che così accontentiamo tutti. Sì, sì. Allora, senti, facciamo una cosa, fermo. Perché io ho una sorpresa per voi. Aiuto. Dov'è che è ambientato Doc? Al Policlinico? No, a Milano. Ambrosiano. A Milano. C'è Sant'Ambrogio che arriva adesso. Esatto. No. Dove girate le scene d'esterno? Alla BIOS? No, dipende. Al campus? Al campus biomedico? Sì. Signore e signori, eccolo qui, il campus biomedico, Lorenzo Sommella, direttore sanitario, nonché fan di Doc, per la regia della nostra Daniela Scotto. Benvenuto! Benvenuto, dottor Sommella! Grazie, buongiorno! Ma è vero che voi non vi perdete una puntata di Doc? Grazie di aver svelato... Io personalmente no, e credo che anche i colleghi, perché veramente è affascinante, è attraente. Ci piace vedere il nostro ospedale sulla scena. Grazie innanzitutto di aver svelato la reale identità del Policlinico Ambrosiano. Pensi che mi è capitato che un signore che abita a Milano che mi ha detto: ma scusa, ma dove sta questo ospedale a Milano che non l'ho mai visto? Ho detto: infatti non è a Milano, è a Roma. E quindi questa cosa a noi ha fatto molto piacere. In che cosa? Tra l'altro la fiction mette... Finisca, poi le faccio una domanda. No, volevo dire che la fiction mette in evidenza alcuni tratti che sono dei tratti molto belli della nostra professione, perché la figura di Andrea è una figura in cui si vede empatia, si vede vicinanza al paziente, che è una cosa che noi naturalmente cerchiamo di sostenere sempre e di far sì che i nostri medici siano così. È chiaro che poi ci sono anche un pochettino, come posso dire, degli eccessi scenici, ma questo è normale che in una fiction accada, penso. Ma poi non lo sveliamo troppo. Dottor Sommella, c'è un personaggio nella fiction in cui lei si è riconosciuto di più? O magari qualcuno del personale sanitario che vedo dietro di lei, magari qualcuno dice: io mi vedo come X? Guardi, io non mi posso riconoscere nel direttore sanitario perché è di sesso femminile. Vabbè. E poi devo dire che ha uno stile che è uno stile... No, ma voglio dire, ha uno stile che forse è un po' diverso dal mio, ma questo è un modo, come dire, di interpretare il proprio ruolo. Personalmente, secondo me, uno dei personaggi più centrati è proprio quello della caposala. Infatti mi farebbe piacere che Sara, che è una caposala che è accanto a me, dia il suo parere su questo. E poi c'è anche insieme con noi Livio, che è un geriatra che attualmente è impegnato nel reparto Covid. E poi dietro di noi altri colleghi, ovviamente, che ci stanno accompagnando. Allora, vai da caposala a caposala! Sì, buonasera. Io farei notare che nella fiction, come poi capita nella realtà, la caposala è un punto di connessione tra l'equipe medica, i pazienti, e soprattutto in questo periodo di grande stress per tutti, in cui non ci sono visite, in cui molti pazienti si sentono soli, anche con i parenti di questi pazienti. Quindi direi che se mi dovessi riconoscere in un ruolo sarebbe proprio quello di Teresa. Vai, viva Teresa e viva Sandra, si chiama lei? Sara. Io Sara. Viva Sara. Si vada col geriatra. E questo ci serve a tutti qua. Prima o poi. Buonasera. A me fra un paio d'anni mi serve. L'alternativa è peggio, come dire. Meglio il geriatra che l'alternativa. Ma io siamo pronti. Professore, si riconosce in qualcuno dei personaggi di Doc? Riconoscersi nei personaggi è difficile, anche perché, come diceva il direttore, per esigenze sceniche si mischia il professionale al personale. Diciamo che le situazioni sono molto verosimili, quindi dal punto di vista professionale c'è qualche scena che ricorda il reale accaduto nostro quotidiano. Il aver fatto entrare il Covid, come avete già detto voi prima, all'interno della fiction è stata, secondo me, una buona idea, perché la contestualizza molto nei tempi in cui siamo, e la perdita di un collega all'interno della fiction è una sorta di encomio alla classe medica che si è impegnata in questa
pandemia ha avuto anche lei delle perdite importanti, per cui le critiche che diceva prima l'attore presente in studio lasciano un po' il tempo che trovano, ma noi vi ringraziamo per aver focalizzato l'attenzione su anche su questo. Grazie. Colpito, affondato, scifoso. Vabbè, ma non è che ho fatto io le critiche. Sembra che io ho fatto delle... Non doveva morire. No, dicevo che il pubblico ci è rimasto male, ma è normale che sia così. Vabbè, il pubblico, esatto, certo, esatto. Certo. Va bene, allora grazie davvero per essere stati con noi, attraverso voi, attraverso gli attori di Doc, noi diamo un grande abbraccio a tutto il personale sanitario italiano che si ancora oggi combatte valorosamente contro malattie come il Covid, ma anche tante altre che sappiamo ovviamente esserci. Buon lavoro, grazie al Campus Biomedico di Roma, la parola, anzi la musica, al nostro Marco Rossetti. Roxy. Prendo la bicicletta e vengo da te, il governo dice puoi uscire dal comune. Un gin tonico, una chiacchiera con te, io voglio ubriacarmi dei tuoi occhi. E anche se tutto questo può essere strano, anche se non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo. Mi piacerebbe poterti corteggiare senza paura che mi puoi giudicare. Mi piacerebbe essere un uomo migliore, essere sempre all'altezza di ogni situazione. Mi piacerebbe essere il tuo uomo speciale, un bravo genitore, un padre ideale. Anche se non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo. Bello, bravo. Mamma mia, bello, bravo. Vogliamo intonare la canzone del sole per far contenti tutti? 20 secondi, 20 30 secondi. Secondi. Cantiamo tutti insieme. Tutti. Certo. Ci vuole un falò. Accendiamo. Non vedo i segni occhi azzurri e poi le tue calzette o sei. L'innocenza sulle gote tue, l'arancia ancor più rosse, e la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Salutateci tutti gli altri componenti del cast, tornate a trovarci quando...